Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e nel mio nuovo video. Oggi donna a rettangolo, perché non esistono le donne brutte, esistono solamente donne pigre. Le caratteristiche della donna a rettangolo. La donna a rettangolo è una donna proporzionata. Facciamo degli esempi. Chi sono le donne a rettangolo secondo voi? Le donne a rettangolo sono le classiche modelle Cameron Diaz, Giselle e Gwyneth Paltrow. Il nostro corpo non è mai sbagliato, però bisogna trovare l'abito giusto per noi. E per fare questo bisogna conoscere qualche segreto. Il segreto è conoscere la nostra forma del corpo. Perché non esistono donne brutte, esistono solo donne pigre. Caratteristiche della donna rettangolo: è proporzionata, presenta un torace piccolo e stretto, il seno è quasi piatto. Ha una vita poco segnata, a volte proprio poco visibile, addirittura anche assente. Ha fianchi stretti e proporzionati, gambe snelle, tornite e magre. Sedere piatto. Ingrassano poco o non ingrassano affatto? Siamo invidiose, sì, siamo invidiose delle donne al rettangolo. Ingrassano uniformemente. Hanno le braccia leggermente piene. Però hanno un fisico un po' androgino e mascolino. È una donna infatti che ha poche forme, però è proporzionata come ho detto prima. Sono donne che possono fare le modelle, infatti possono usare anche scollature abbastanza pronunciate, possono usare senza mai sembrare volgari. Ma c'è il rischio di sembrare un po' bambine. Andiamo a vedere come si può valorizzare la donna a rettangolo. Iniziamo con le maglie. Le maglie che vi staranno bene sono le Dolce Vita, la maglia a V con lo scollo a V, le canottiere, le magliette a girocollo, gli scolli asimmetrici, gli scolli a barca, gli scolli morbidi e anche magliette lunghe che si arricciano ai fianchi. Le tuniche, ampie e profonde scollature, ve le potete permettere perché avete poco seno e quindi non risulterete mai volgari. Potete usare anche con delle magliette a più strati, perché potete creare il volume essendo magre, alte e magre. Andranno bene anche top morbidi con spalline sottili. Noi invece ad ampie maglie, di quelle oversize, e no a colori scuri nella parte superiore. Pantaloni. Andranno benissimo i pantaloni a pinocchietto, a vita bassa, a sigaretta, i leggings, le calze aderenti. Pantaloni dritti e leggermente morbidi. Per quanto riguarda i colori delle gonne e dei pantaloni, potete usare con colori anche sgargianti. Anche i pantaloni elasticizzati possono essere anche colorati. Ve lo potete proprio permettere perché avete delle gambe lunghe e magre. Anche tra le bassine di questa categoria, comunque avete le gambe magre, ve lo potete permettere. Gli skinny ve li potete permettere solo unicamente se sono in pelle e se sono colorati, con delle fantasie, per creare un po' di movimento. Andranno bene anche tutti quei pantaloni maschili con risvolto, i boyfriend, i pantaloni con l'elastico in fondo, quelli magari anche sportivi, avete presente con l'elastichino in fondo? Perfetti per voi, potrete indossarli tranquillamente. Harem pant, quindi quelli con il cavallo basso, che stanno male a tutte, a voi stanno bene. Con tasche laterali, quindi pantaloni con le classiche tasche laterali che fanno volume, quindi sì, per voi vanno bene. Tutte quelle che hanno delle pants sul davanti. E short, potete sbizzarrirvi anche se sono corti e hanno anche colori chiari.
no a tutti quei pantaloni che sono troppo voluminosi e quindi no ai pantaloni palazzo. Abiti. L'abito che vi starà bene sono tutti quegli abiti a stile impero, quindi che sono tagliati sotto il seno. Tutto quello che ha spalline sottili, che hanno scollature perché avete poco seno, per cui ve lo potete permettere, e tutti quegli abiti che sono svasati nelle gambe, dai fianchi alle gambe. Vanno bene i pepli, tutti gli abiti in monospalla. Per esempio, un esempio può essere un abito, per esempio, con la gonna corta e addirittura collato. Quindi nella parte alta collato, ma nella parte bassa vanno benissimo, anche bella corta. Potete optare anche per abiti che arrivano al ginocchio e hanno le spalle completamente scoperte. Bene anche gli abiti morbidi, dritti e rigidi. Perché aggiungeranno volume al vostro corpo che comunque è lungilineo. La lunghezza che vi consiglio è la lunghezza che arriva a metà coscia. Più sono corte e meglio è. Abiti, gonne, qualsiasi cosa sia, perché vi valorizzerà e valorizzerà le vostre bellissime gambe. Gli abiti a palloncino, questo anche riguarda le gonne, tutte a palloncine andranno benissimo, anche se hanno colori e fantasie. Per quanto riguarda i tessuti, potete utilizzare i tessuti leggeri e svolanzanti, come per esempio lo chiffon. Abiti fascianti non andrebbero tanto bene, però se rimangono rigidi, soprattutto quelli invernali, potranno starvi veramente bene e valorizzare il vostro fisico. Ad esempio, per l'inverno, abitini in lana, ma non troppo attillati, perché sembrerete troppo troppo magre. No a tutti quegli abiti che sono più grandi della vostra taglia, sempre meglio scegliere degli abiti che siano morbidi e della taglia giusta. Che siano stretti in vita, gonne ampie, assolutamente no, bandite, no alle gonne a ruota, oppure quei pantaloni, per esempio, neri, dritti, senza movimento, non andranno bene. È tutto quello che vi segna la vita? No. Gonne sì, i modelli corti, che cadono dritte, con fantasie particolari, colori accesi, a palloncino. Con applicazioni e con ricami. No a gonne troppo fascianti e con il punto vita segnato. Scarpe e accessori. Io direi di sì per tutte le cinture a vita bassa, collane di media lunghezza, scarpe e tacchi sottili, tacchi alti a volontà, ballerine basse, quindi scarpe basse a ballerina, voi ve le potete permettere, sandali alla schiava, orecchini voluminosi, un po' come i miei, così. Collane voluminose, appariscenti, enormi, sì, concesse. No a tacchi grossi, zeppe pesanti, plateau importanti, cinture sotto il seno, no. Spero che questo video vi sia stato di gradimento e allora lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, scrivetemi sotto un commentino, mi raccomando, condividete i miei video nei vostri social per farmi conoscere da più persone possibili e aiutarmi a crescere, perché vi amo, vi adoro. Un bacione grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. Asibiri e buon cucito. Un bacino. E non esistono donne brutte, esistono donne pigre. Ciao!